Eccoci tornati in diretta sulle fonti TV e oltre alla panoramica dei mercati che facciamo sempre, ci concentriamo in questo momento su GameStop. L'abbiamo anticipato, è uno degli argomenti sicuramente di queste giornate. Faremo un po' un riepilogo di quello che è accaduto e cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Intanto andiamo a vedere il grafico, lo mostriamo subito. Questo è il titolo di GameStop Corporation che è 347,51, il rialzo è di 134,84. Un successo in borsa, potremmo definirlo così, la folle corsa in borsa del titolo GameStop, rialzi folli di GameStop, in borsa. Non so come li state definendo voi, sicuramente l'osservazione per questa situazione è veramente alta. Addirittura la Casa Bianca americana sta monitorando la situazione. Casa Bianca è il Dipartimento del Tesoro che naturalmente coinvolge GameStop e anche AMC Entertainment Holdings e altre società. Dopo che l'azione coordinata di piccoli investitori, quindi partiamo da questa premessa, su Reddit ha fatto schizzare le quotazioni. Nelle ultime settimane si è verificata proprio questa situazione che davvero ha portato a un rialzo incredibile perché parliamo di una quotazione di 6 dollari fino a qualche mese fa, più o meno il periodo di Capodanno era ancora così, rialzi stellari che stanno anche portando e costringendo gli hedge fund a subire pesanti perdite e naturalmente hanno richiesto controllo sui post anonimi di Reddit che stanno alterando la negoziazione in borsa. Allora, questa è una premessa molto generale, peraltro ci possiamo anche collegare al discorso che i fondamentali della società sono negativi, ma adesso ci arriviamo. Intanto saluto Giorgio Pallini che è collegato con me perché ne parlerò con lui. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a te Manuela, buongiorno a tutti. Allora, immagino che anche tu sia sommerso da messaggi e valanghe di messaggi su GameStop, confermi? Sì, guarda, è esattamente così. Negli ultimi 2 giorni in diversi hanno proprio richiesto se vale la pena entrare sul titolo GameStop. Rispondo subito. Ecco, bravo, sì, andiamo proprio. Infatti, così almeno vediamo anche quali sono le domande più frequenti, no? Dopo la situazione che si è venuta a creare su GameStop. Sì, andiamo dritto al sodo perché in effetti è sulla bocca di tutti e quando poi le cose vanno un po' così, anche un po' come è accaduto con il Bitcoin, quando si inizia a parlare troppo è sempre tardi per entrare sui mercati. Quindi vi dico subito di non comprare GameStop, se siete in posizione iniziate a liquidare le posizioni, anche perché già il pre-market di questa mattina è vero che è ancora presto, sono le 10 di mattina qui, quindi servono ancora tante ore prima di Wall Street. Però già i primissimi dati sul pre-market indicano una discesa del titolo all'apertura di Wall Street, quindi già una perdita attorno al 20% o giù di lì. Beh, c'è da dire che di GameStop se ne è parlato tantissimo in questi giorni, ma i più attenti forse se ne erano accorti già da un paio di settimane. Se vuoi, Manuela, possiamo un Sì, attimino fare il punto della situazione. assolutamente sì. Intanto, ecco, stanno arrivando, come volevasi dimostrare, anche dei messaggi. Intanto posso mostrare anche un grafico che tu ci hai mandato, Giorgio, così almeno lo commentiamo proprio più graficamente. Sarà interessante anche capire, ti butto già lì, ma credo che tu lo contemplerai nel tuo ragionamento che faremo insieme. Questo rialzo di GameStop ha indubbiamente sorpreso gli amici che ci stanno scrivendo, ma gli operatori finanziari, perché? Perché di fatto ci si chiede come mai e quanto gli investitori amatoriali possano influenzare le transazioni, no? E quindi quanto possano intervenire in quella che è poi l'andamento dei titoli in borsa, anche perché lo dicevo poco fa, i fondamentali della società non sono buoni, nel senso che la pandemia ha colpito pesantemente il settore, i negozi fisici e quindi di conseguenza le vendite che hanno penalizzato i conti e i bilanci della società. Ecco, questo è un po' per dire che però possono accadere queste cose e cercheremo di capire anche quanto spesso può accadere. Allora, Giorgio, partiamo proprio dal tuo grafico. Sì, allora diciamo subito che in effetti stiamo per raccontare una specie di favola, un qualcosa che sui mercati finanziari non capita così tanto spesso, ma vi dico subito che le favole poi finiscono presto, anche perché ecco, la prima cosa che hai messo sul tavolo anche tu è la questione della percentuale magari dei retail che hanno approfittato di questa salita così forte dei mercati. Diciamo subito che non è così elevata come invece stiamo credendo in questi giorni. Mettiamo anche subito delle altre carte. Parliamo di
Un titolo che fino a qualche settimana fa quotava intorno ai 19-18 dollari. Inizio dell'anno questo era un po' il prezzo medio delle azioni sul GameStop. Un titolo che dal 2014 ad oggi è andato sempre a perdere terreno, per un principale motivo, chiaramente. La vendita dei giochi online, quindi tutto il settore del gaming, negli ultimi anni si è spostato sempre di più, chiaramente, sull'online, e i negozi fisici come GameStop hanno iniziato un pochino a soffrire. Sì, è vero che nelle ultime settimane c'è stata una fortissima richiesta di nuove piattaforme, soprattutto per la PlayStation 5 e anche per Xbox, che stanno un po' riportando degli acquisti e dei soldi, mettiamola così, in cassa per il titolo dell'azienda GameStop. C'è da dire che settimane fa è entrato nel consiglio di amministrazione Ryan Cohen, che è un imprenditore di successo, che Sì. negli anni ha sviluppato una piattaforma di vendite online che ha avuto appunto un enorme successo e che sta indirizzando GameStop un po' sulla stessa strategia di vendite. Quindi questo può essere uno dei motivi che ha portato a degli acquisti, ma ce n'è di più. Come hai anticipato anche tu, Manuela, nelle ultime settimane su Reddit, un social network molto utilizzato negli Stati Uniti, è iniziata un po' una corsa ad attaccare dei particolari hedge fund che erano già posizionati in vendita, quindi vendite allo scoperto su determinati titoli. Uno di questi è chiaramente GameStop, un titolo molto amato invece dal comparto retail, quindi dai piccoli azionisti, che diciamo così, si sono organizzati, o questo è quello che ci voglio far credere, nelle ultime settimane si sono organizzati sui social network, su Reddit, su Twitter, su altri forum, su siti, che negli ultimi 3-4 giorni, ti dico la verità, ho spulciato alla grande. Sono arrivato anche quasi a individuare quali potrebbero essere i boss, mettiamola così, di questa organizzazione, che non è assolutamente un'organizzazione criminale, però attenzione, la SEC, ovvero la Consob americana, sta indagando proprio su Sì, questi movimenti, perché in esatto. effetti è un qualcosa che va oltre la speculazione. Qualcuno potrebbe dire: ma come? I grossi hedge fund lo fanno tutti i giorni sui vari titoli. Pensiamo solamente a Moderna che è schizzato su di tantissimi punti percentuali con la notizia del vaccino o come altre case farmaceutiche. Sì, però diciamo che i ruoli sono un pochino diversi. Comunque, tornando a Sì, e GameStop. peraltro no, volevo aggiungere questo, assolutamente la SEC sta indagando, abbiamo detto prima che chiaramente questa situazione ha portato a un ampliamento dei controlli, la Casa Bianca sta monitorando la situazione e aggiungo questa cosa, ieri è stata fatta la domanda anche a Jerome Powell durante la conferenza della Fed, ma lui ha un po' sviato il discorso, ma anche giustamente perché ci sono dei controlli in corso e quindi però è stata fatta la domanda anche a Jay Powell. È vero, Jay Powell non ha risposto su questa domanda specifica, ma solitamente non risponde, E insomma, infatti. parla un po' più in generale del mercato. Ieri anche invece del mercato ne ha parlato forse per pochissimi secondi. Ho seguito, tra l'altro, parentesi, la vostra diretta, bravissimi, complimenti, perché avete fatto il punto della situazione, parola su parola, di tutto il passaggio di Powell, molto Grazie. chiaro, e sembrato un pochino più preoccupato. Sì, Su GameStop. assolutamente. Su GameStop dicevamo, è iniziato questo tantam di messaggi sui social network, non solo su GameStop, ma su altri titoli e adesso li vedremo anche. Sono partiti questi acquisti. È chiaro che l'attacco ad un hedge fund in particolare, Melvin Capital, che era il primo hedge fund come posizione di vendita sul titolo GameStop, ha subito delle fortissime perdite. Melvin Capital è un hedge fund di New York fondato nel 2014 che fino al, diciamo, a partire da questo 2021, inizio gennaio, aveva una capitalizzazione di oltre 12 miliardi di dollari. Quindi parliamo di un hedge fund comunque molto capitalizzato, anche se rientra negli Stati Uniti. È un hedge fund che era posizionato su diversi titoli, allo scoperto, proprio perché ci si attendeva a questo movimento di ribasso sui mercati che, tra parentesi, potrebbe ancora perdurare per un pochino, per qualche altro giorno. Posizioni di vendita sul titolo GameStop. Titolo che è partito dai 20 dollari e alla chiusura di ieri quotava 350 dollari. Sui social, su Sì. Reddit e sugli altri social, il prezzo indicato di arrivo per questa salita era all'incirca tra i 250 e i 270 dollari. Quindi si è andati molto più in su rispetto a quello che era il profit in realtà che veniva indicato sui social, proprio perché nella giornata di ieri e in quella precedente ancora sono saliti sul carro dei rialzisti tantissimi altri retail e, attenzione, molti hedge fund. Perché? Perché nella sola giornata di lunedì, considerate che
GameStop ha avuto degli scambi in tutto il mondo superiori ai 20 miliardi di dollari in una singola giornata di contrattazioni, ben superiori anche agli scambi che sono avvenuti in una singola giornata su titoli come Tesla e Apple, ovvero i titoli più capitalizzati del mercato. Questo vi fa capire un pochino cosa è accaduto. E per smuovere così tanti miliardi di dollari in una singola giornata, capite bene che non basta il comparto retail. Sono saliti sul carro tanti altri hedge fund, magari quando hanno iniziato a sentire che aria tirava, o meglio ancora, forse un'operazione organizzata da determinati hedge fund che invece l'hanno spacciata per operazioni di retail. Quindi pensiamo anche a queste eventualità. Poi Sì. cosa è accaduto? Che nella notte, diciamo che l'altra notte, nella notte chiaramente italiana, è arrivata su CNBC la notizia da parte del giornalista Andrew Sorkin, che ha annunciato l'uscita dalle posizioni in vendita, quindi delle posizioni allo scoperto, dell'hedge fund Melvin Capital all'incirca sui 330 dollari. E se andiamo a vedere il grafico, che tra l'altro magari se riusciamo, Manuela, possiamo anche mostrare, Sì, lo stavamo c'è. vedendo prima, adesso lo rimostriamo. Perfetto, questo o l'altro, Giorgio, così vediamo quale mostrare precisamente. Non lo vedo ancora, l'altro, esattamente l'altro, Ok, perché lì è perfetto, lo proprio mettiamo subito, indicato certo. il momento in cui Melvin Capital è uscito dalle proprie posizioni in vendita e la notizia subito chiaramente è stata ribattuta da tutte le agenzie, il titolo è iniziato a Ok, perdere eccolo qua. delle posizioni, a perdere quotazione, esattamente è sceso, salvo poi reintegrare ancora un pochino la salita nella chiusura di ieri. Attenzione però che, come dicevo, il pre-market indica già un'apertura più bassa. Come capiremo se effettivamente questa è stata un'operazione portata avanti dai retail o dagli hedge fund? Beh, se il titolo da qui alle prossime 2-3 giornate perderà tantissimo terreno, allora avremo la conferma che gli hedge fund effettivamente hanno costruito questa salita, contro un loro simile, mettiamolo così, contro Melvin Capital. Lo stesso Melvin Capital, che attenzione. Dalle ultime notizie di ieri sembra che dalla prossima settimana addirittura arriverà a dichiarare un'istanza di fallimento. Vi ripeto, 12 miliardi di dollari la capitalizzazione dell'hedge fund, che sta subendo un'enorme sconfitta sul mercato e che negli ultimi 2 giorni si era fatta addirittura prestare circa 3 miliardi di dollari da altri hedge fund. Uno solo in particolare ne nomino, il Sì. Point 72, ovvero l'hedge fund di Steve Cohen, scusate, è il protagonista, se seguite un po' anche le serie TV, di Billions, la famosissima e bellissima E serie TV certo. sulla finanza, per chi non la conosce gliela consiglio, la quale era ispirata proprio alla storia di Steve Cohen, il titolare dell'hedge fund che ha prestato questi miliardi, quasi 3 miliardi al fondo Melvin Capital e che invece adesso sta andando incontro ad una fortissima perdita. Quindi, come vedete, un pochino la ribalta, mettiamola così, siamo partiti da una favola, la Vero. ribalta del comparto retail che però, come abbiamo detto, potrebbe anche rivelare invece altri scenari. Ma Quindi infatti, guarda, quando tu hai iniziato il discorso dicendo sembra una favola, io ho pensato, ma insomma, mica tanto. Sì, è vero, inizia come una favola, ma poi con le dovute distinzioni, ma come vedi, insomma, non avevo dubbi che ci arrivassi anche tu, no?